Buongiorno a tutti da Tiziana Manifasta. Allora, stiamo nell'ambito di Natale, proprio nel pieno del Natale, e mancano ormai pochi giorni, però di dolci ne ho fatti tanti. Possiamo fare anche un primo che potrebbe andare anche bene per la vigilia, perché no? Quindi, siccome mi hanno regalato dei peperoni bellissimi, ho pensato di fare i fusilli con crema di peperoni. Immaginateli, e con panna. Allora, vi dico tutti gli ingredienti, li andiamo a fare, se vi piace mi dite. Allora, qua ci sono 500 g di fusilli, pasta normale, poi una dose di panna da cucina, poi vi lascerò il link così la potete fare, oppure se volete la comprate. Un porro tagliato a pezzi grossi perché andrà tritato tutto dopo. Oppure potete mettere mezza cipolla o una intera. Dell'olio d'oliva, pepe, sale e qua ci sono circa 500 g di peperoni tagliati a strisce. Ok, adesso possiamo andare anche sulla nostra cucina a fare questa bella ricetta. Ho acceso il fornello e adesso vado a dare una bella irrorata d'olio. Lo facciamo riscaldare un po'. Mettiamo il porro o come ho detto prima la cipolla, mescoliamo e facciamo rosolare. Ora mettiamo tutti i peperoni, mettiamo il sale, mi raccomando, come dico sempre, assaggiate, un po' di pepe, andiamo a mescolare e poi dobbiamo cuocere per una 30-40 minuti a fuoco moderato, mescolando di tanto in tanto. Mi raccomando, nel caso come si dice? Occorre un po' d'acqua, l'aggiungete. Ok, ci vediamo quando sono cotti. I nostri peperoni sono cotti, io vado a spegnere e che ho fatto? Ho preparato il mini pimer e adesso andremo a frullare il tutto. Eccola qua la nostra crema di peperoni, fantastica. E un accorgimento, mi raccomando, è preferibile fare una pentola un po' più alta a cucinarvi, perché non è il problema di cucinarli nella pentola bassa, perché poi dobbiamo fare col mini pimer, ci schizziamo. È meglio un po' più alta. Allora, io adesso vado a mettere la panna da cucina, quella che vi ho detto che lascio il link. Ho acceso il fornello a fiamma moderata. Vado a mescolare il tutto, quando si amalgama il tutto possiamo anche spegnere. Intanto, come vedete, qua ho messo la pasta perché stava già bollendo, quindi il tempo che si amalgama questo, il tempo che si cuoce la pasta e poi la scolo e amalgamiamo il tutto insieme e possiamo anche fare la nostra degustazione. La nostra pasta è stata scolata, ho acceso di nuovo il fornello, adesso inseriamo la pasta. Amalgamiamo il tutto mescolando e poi in piatto e assaggiamo. Sono più che pronta, ho già la forchetta in mano io. Allora andiamo a fare il fatidico assaggio. Io non vedo l'ora. Ah, guardate, ci ho spolverato un po' di erba cipollina e dà un bellissimo profumo. Che bontà, questa è la pasta preferita di mia sorella. Mia sorella adora, e la saluto, ciao Cristina, adora la pasta con i peperoni. Ed è buonissima, buona, buona, buona. Mamma mia, che bontà. Io poi che sono pure una buongustaia. Va bene, ok, abbiamo finito anche per oggi. Io vi auguro una buona giornata e ci vediamo domani, sempre se Dio vuole. Un abbraccio, un bacio forte forte da Tiziana Manimpasta.